New York. E lì si impiccavano nelle case come potevano. E in questa casa, fotografata nel 1898, non è medioevo, c'era già il tubo catodico, padre della televisione, c'era già la metropolitana a New York, c'era già il ponte di Brooklyn con 4 piani di treni che passavano. Jacob Riis fotografa questi italiani e annota 132 stanze, 1324 italiani, 10 italiani a stanza, gli americani si lagnavano. Ho affittato la casa a 3 italiani, ne ho trovati dentro 8. Ho affittato la casa a 4 italiani, ne ho trovati dentro 10. Non so se avete sentito recentemente dei discorsi simili. E abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per vivere. E no, se no ne hanno fatto le balie, sia la nutrice di robusta corporatura ma non grassa, preferibilmente mora che bionda, giammai di capelli rossi, raccomanda il medico Alfredo Bianchi nel libro dello allattamento edito a Milano nel 1830. Abbiamo fatto gli stradini, come questi friulani che hanno costruito la Transiberiana e mostrano il cartello orgoglioso e viva la Siberia. Abbiamo fatto gli orsanti, come questi parmigiani che partivano da Compiano con i dromedari, quei cammelli, gli orsi ammaestrati e gli scimmianti, anche loro in partenza da Compiano. Ci siamo venduti i bambini, centinaia di migliaia di bambini, alle grandi industrie, ai musicanti, voi tutti ricorderete Senza Famiglia di Henri Malot. Il protagonista si chiama Remigio, italiano, il suo padrone, il signor Vitali, italiano. Siamo stati clandestini. Queste sono immagini scattate negli anni 50, pubblicate dall'Europeo nel 1963, di italiani clandestini che passano in Francia. Abbiamo dimenticato le copertine come questa, che hanno ispirato al grande Pietro Germi il film Il Cammino della Speranza. Abbiamo dimenticato quanti sono stati i clandestini italiani, abbiamo dimenticato l'odio contro di noi. Guardate questo manifesto del Ku Klux Klan, America for Americans, l'America agli americani. Qual è la differenza con quelli di oggi, la Lombardia ai Lombardi, il Veneto ai Veneti? Qual è? In quell'America in cui i neri venivano linciati, eravamo paragonati un po' ai neri. Gli italiani erano mezzi bianchi, mezzi neri, secondo il dizionario delle razze del 1911 che veniva consultato a Ellis Island. E nel 1922 il nero Jim Rollins viene processato in Alabama, stato in cui gli italiani non poterono mandare i bambini alle scuole dei bianchi, ma solo quelle dei negri o dei meticci, con l'accusa di aver fatto sesso con una bianca. Viene condannato in primo grado e lui fa ricorso in appello, dice ma non era bianca, era italiana. E il giudice gli dà ragione e lo assolve dal reato di miscegenation, mescolanza delle razze, mettendo nella sentenza, e per la common law anglosassone quella sentenza è oggi nella giurisprudenza americana, che apri virgolette, essendo la bianca italiana non si poteva dimostrare che fosse bianca o non piuttosto negra o figlia di neri.